Sì, sì, l'ho rivista, ma ce l'ho bene stampata in mente, quindi impossibile dimenticarla, perché forse andavamo in playoff. Però forse se potessi tornare indietro mi sarei lasciato andare a terra invece di calciare, perché Palumbo mi ha toccato da dietro il piede destro, facendomelo di aprire un po'. Quindi forse sarebbe stato meglio se fossi caduto senza calciare. Sì, erano 2 anni che non andavo in doppia cifra, anche perché il secondo anno di Matera, diciamo, ho avuto tantissimi infortuni giocando 14 spezzoni di partita, se non ricordo male. Invece a Catanzaro è andata male, proprio personalmente sia di squadra. Abbiamo cambiato 3 allenatori, 3 direttori, quindi è stato un anno difficile. E quest'anno sono contento di aver ripreso, diciamo, da un punto di vista realizzativo, diciamo, la strada per arrivare di nuovo in doppia cifra. Il salvatore della patria sta lì di fronte a me. Penso che il merito sia suo e poi ovviamente anche dei calciatori, perché penso che abbiamo dato tanto, abbiamo cercato di fare tanto, ascoltando sicuramente il mister, perché forse eravamo un po' come si può dire, cani slegati, forse. Cani sciolti. E quindi forse il mister ci ha aiutato tanto, proprio tanto. E alla fine abbiamo raggiunto una salvezza, diciamo, tranquilla. Io penso che se si può migliorare, penso che sia per il bene di tutti cercare di migliorare, alzare l'asticella, magari facendo 2 punti in più, diciamo, andare a fare i playoff senza problemi. Quindi penso che sono d'accordo. Vabbè, il gol più bello penso... quello di Ravenna, dai, è stato molto bello. Quelli più sentiti forse è stato proprio la tripletta di Ravenna. Forse che... più importante forse, se dove state, il più importante forse sono stati quelli di Bergamo. Perché dai, a Bergamo abbiamo fatto una bruttissima partita e abbiamo vinto soprattutto nel finale, quindi sono stati 3 punti importanti. Dove abbiamo fatto una grande rapina. Vabbè, un mister lo sa, la prima volta che ho iniziato a fare gol sul serio è stato con lui a Ischia, e quindi sa benissimo quanto è stato importante per me, diciamo, nella mia carriera. Quindi lui lo sa benissimo, non devo dirlo. E poi venivo da anni bui e di nuovo, grazie a lui, sono, diciamo, rinato di nuovo.